lascerò. Quindicesima tappa del Giro d'Italia, da Rivolto a Piancavallo. È stata, oltre che dal punto di vista sportivo, una tappa eccezionale, la prima a partire da una base aerea nelle 103 edizioni, con una cornice straordinaria, quella delle frecce tricolori, che hanno omaggiato i ciclisti e tutta la carovana. Una tappa che quindi rimarrà nella storia e che il vincitore, Tao Geoghegan Hart, ricorderà per tutta la vita. Devo ringraziare veramente l'organizzazione, perché organizzare un Giro d'Italia dentro una pandemia è estremamente difficile. Ovviamente sono state ridotte le presenze, giustamente, perché dobbiamo garantire che queste manifestazioni avvengano in totale sicurezza, e dunque l'utilizzo di tutti quegli strumenti anche comportamentali che stiamo mettendo in campo nella vita quotidiana affinché possa venire una manifestazione importante come questa, però senza compromettere quella forte lotta che stiamo facendo al virus. Questo penso sarà una tappa che entrerà negli annali del Giro, perché è l'unica volta dove si parte da una base militare con le frecce tricolori che inaugureranno l'inizio di tappa, e quindi è veramente un evento straordinario, e non è un giro come gli altri, è un giro dentro la pandemia e poi fatta Rivolto, è un giro che per la prima volta un evento, all'interno di questo evento viene fatto un'iniziativa come questa, e penso che sia veramente il doppio complimenti a chi ha organizzato da fare. Ringrazio ovviamente il prefetto Gabrielli che è venuto qui a Rivolto, anche questo ovviamente è una sottolineatura che appunto il Friuli Venezia Giulia è riuscito anche in questo caso a distinguersi anche all'interno del giro, e dunque penso che sarà sicuramente utile a una promozione del territorio che stiamo cercando ovviamente di fare a tutto tondo, ma attraverso il giro sicuramente è un lancio particolarmente importante. Certamente la protezione civile non poteva mancare in questa occasione, a me pare importante sottolineare un aspetto. Noi dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo convivere con questo virus e dobbiamo fare le azioni nella normalità, il più normale possibile, sapendo che dobbiamo mantenere il rispetto di alcune precauzioni, ma nello stesso tempo noi non possiamo fermarci. E io credo che oggi la dimostrazione di questa tappa, della presenza del Giro d'Italia in questa regione, abbia questo significato. Le difficoltà ci sono, ma le difficoltà col buon senso, l'intelligenza, l'equilibrio e la determinazione devono essere vinte. Questo è il segnale che credo che esca, e naturalmente con tutto il sistema pubblico della protezione civile, del servizio sanitario regionale, noi continuiamo a lavorare per garantire fiducia e soprattutto garanzia di sicurezza e di salute per tutta la nostra gente, e anche per queste tappe che sono un'occasione importante per dimostrare che questa regione è solida, forte, e sicuramente ce la farà e supererà questo momento. No, molto volentieri qui a Rivolto, sia per la passione del volo ma anche per onorare i nostri ciclisti in questa che è un'avventura meravigliosa, un Giro d'Italia che unisce il nostro paese. E oggi il Friuli avrà modo di farsi vedere, di farsi apprezzare per il paesaggio, e per i ciclisti sarà una bella fatica, perché mi pare che sia tra le tappe più dure. Il Giro d'Italia è un evento ormai irrinunciabile. Io sono davvero soddisfatto perché il nostro patron Kainer è riuscito a organizzarlo. Non bisogna fermarsi in questi casi, bisogna essere determinati, bisogna andare fino in fondo e bisogna fare di tutto per ritornare ad una vita normale, anche con gli eventi sportivi. Un Giro d'Italia che nonostante il Covid è riuscito a partire, e il Friuli Venezia Giulia un forte protagonista. Beh, non c'è dubbio, vediamo oggi qui quello che sta succedendo, le presenze purtroppo per me limitate, avrei voluto portare più gente, ma la legge del Covid e la sicurezza è sovrana. Spero vada tutto bene, spero che ci sia la grande soddisfazione sia oggi ma anche martedì, che è una tappa a cui ci tengo moltissimo. Un arrivo in Piancavallo ben studiato, un bel percorso. Il Friuli consente tante cose, tante variazioni, tanti aspetti anche tecnici, e devo dire con sincerità che è un bel lavorare sotto quel profilo. Le complicazioni sono di ordine burocratico, di ordine generale,
che incombono su ogni operazione di questo genere. Andare sulle strade oggi, credetemi, è molto ma molto complicato. Questo vale per tutti, non solo per i professionisti, per chiunque organizzi corse in bicicletta. La prima volta che una tappa del Giro d'Italia parte da una base militare ed è l'onore in Friuli Venezia Giulia. Sì, la prima volta qui a Rivolto, quindi una bella manifestazione. Le frecce tricolori sono una realtà che noi friulani, ma poi tutto il resto d'Italia, ama moltissimo, e quindi anche il Giro d'Italia ha fatto bene a venire qui in questo luogo a omaggiare le frecce tricolore, le quali a loro volta faranno la stessa cosa nei confronti dei corridori del Giro. Una bella festa al Giro d'Italia nelle nostre strade del Friuli Venezia Giulia. È un grande momento per il Friuli Venezia Giulia, ma anche per Pordenone, perché oggi siamo qua ad onorare anche la nostra pattuglia acrobatica, che è l'orgoglio di italiano. Ma soprattutto questa 103esima Giro d'Italia è dunque un grande spettacolo di sport, di ciclismo, e anche contro questo momento particolare del Covid-19 che ci induce ad essere prudenti, ma dobbiamo assolutamente non pensare di chiudere tutto, soprattutto il mondo sportivo, perché il mondo sportivo è regolamentato e le regole le rispetta, per cui il mondo sportivo deve continuare a esistere e praticare lo sport per tutti, dai più piccoli ai più adulti. Signor Questore, un impegno quello anche della Questura per quanto riguarda il Giro d'Italia quest'oggi? Giornata in cui tutte le forze di polizia, la questura, i carabinieri, la polizia stradale, ma anche le polizie locali, anche i volontari della protezione civile sono impegnati per assicurare, per garantire un giro sicuro. Ha incontrato anche il prefetto Gabrielli, una presenza molto importante quest'oggi. Sì, il prefetto Gabrielli, una presenza che ci dà grande onore per noi, per la polizia stradale e per tutto il personale che lavora giù in Italia. Da Rivolto a Piancavallo, passando per il cuore del Friuli, una tappa emozionante che con la salita conclusiva dedicata a Marco Pantani ha probabilmente indicato chi potrà avere le velleità per la vittoria finale. A proposito di Marco Pantani, ritorniamo al giorno prima con la cerimonia di dedicazione della strada al campione indimenticato, il pirata, che proprio nel 1998 ha vinto la tappa ed è stata questa uno dei tasselli fondamentali che lo hanno portato alla conquista di quell'edizione del Giro d'Italia. Il Piancavallo è una montagna importante in questo Giro d'Italia che attraversa il Friuli Venezia Giulia. Una montagna importante per l'intera regione, per lo sport e sicuramente per segnare anche in questo momento di difficoltà che lo sport non si ferma, che lo sport come il ciclismo, che è sport di passione, di impegno, calca ancora una volta le strade del nostro Friuli, portando il Friuli in giro per il mondo. E quindi questa tappa importante, con quella poi anche successiva che si terrà proprio in Friuli, credo che sia un momento importante di resilienza, di forza e di speranza. E lo diciamo qui all'inizio della salita, che sarà intitolata a un grande, a Marco Pantani, al pirata, a una, possiamo dire, un campione sfortunato, un grandissimo uomo, un grandissimo atleta che è stato probabilmente fermato prima di quello che poteva ancora dimostrare come uomo sportivo. E sulla sua morte ci sono ancora tante nebbie, tante ombre, sappiamo come la pensa la mamma, ecco, però oggi ricordiamo il grande campione, l'uomo di grande passione, quello che in alcuni momenti ha fatto grande l'Italia vincendo anche il Tour de France. Lei ha fatto un ricordo significativo? Ma non ho fatto un ricordo significativo, penso che qui lo pensassimo tutti, cioè non sappiamo ancora come è morto, l'unica cosa che si può escludere è che si sia suicidato. E non c'è solo la mamma che col cuore di mamma cerca la verità per suo figlio. Sono state iniziate, ma non sono mai arrivate alla fine, n inchieste giornalistiche, è stato aperto anche un fascicolo da varie procure della Repubblica. Io non credo che sia così impossibile arrivare alla verità. Non è morto nel deserto del Sahara. E credo che, come ho detto prima, lui avrà pace, e la sua mamma anche, e i suoi familiari tutti, e noi saremo un po' più liberi perché avremo un pezzettino di verità in più nella storia del nostro paese, che
è come un mosaico al quale mancano tante tessere di verità che non riusciamo mai a recuperare. La salita di Piancavallo, protagonista in questo Giro d'Italia nuovamente. Sì, la salita ci ripresenterà nel suo splendore perché è stata messa bene a posto, abbiamo asfaltato anche l'ultima parte della strada, pronta ad accogliere il giro con le cime innevate del Piancavallo che saranno di buon augurio per la stagione invernale. Avvio della stagione invernale, quali le novità? Quest'anno abbiamo un grande evento, avremo la Coppa del Mondo di snowboard, quindi è stata confermata, l'avremo in febbraio, è uno dei fiori all'occhiello della stazione turistica insieme ai tanti eventi organizzati dai Trashy Club che risiedono a Piancavallo. È significativa la celebrazione, la cerimonia di questa mattina della salita del Piancavallo, una salita che domani sarà protagonista nel Giro d'Italia. Molto emozionante, io difficilmente mi emoziono, ma questa mattina avevo un attimino insomma anch'io di emozione. Sì, molto significativa, diciamo che è una cosa che abbiamo voluto come amministrazione con l'apporto di tutto quello che è stato ovviamente l'apporto e il supporto della regione da parte dell'assessorato allo sport, della presidenza regionale e di tutti quelli che hanno collaborato. Quindi siamo veramente felici di questa intitolazione di questa salita Pantani che poi sarà salita dello sport. Pantani, campione che nel 98 ci ha portato tantissime emozioni, anche perché è un campione che tutti ricordano con affetto, anche a causa sicuramente della sua prematura scomparsa in maniera anche tragica. I bersaglieri naturalmente legati alla bicicletta, ma legati anche al Piancavallo. Assolutamente sì, non potevamo mancare. Deve sapere che i primi reparti, i battaglioni ciclisti bersaglieri, sono quelli che hanno creato le prime manifestazioni a tappa in Italia. E poi abbiamo un legame, abbiamo con Ottavio Bottecchia, a cui è dedicato il velodromo di Pordenone. Insomma, il ciclismo e il bersaglieri sono un binomio inscindibile, così come il grande Pantani, questo campione, e non potevamo mancare a questa manifestazione. Ottimo quell'iniziativa del Comune di Aviano. I bersaglieri ci sono sempre dove c'è il ciclismo. Grazie. Grande attesa lungo la salita, tanti i tifosi. Nell'ascesa abbiamo incontrato il Cimo Fans Club, dedicato al beniamino di casa, Davide Cimolai. Siamo con il Fans Club Davide Cimolai, ecco qui il presidente, una bella festa in attesa di Davide. Assolutamente sì, come vedete noi ci siamo sempre, anche in condizioni poco piacevoli come quest'anno, però vogliamo dimostrare d'esserci. Qui c'è tutto il Fans Club rappresentativo del Fans Club, perché gli inviti insomma sono quelli che sono, visto il momento. Comunque noi ci siamo, il nostro giovane sta facendo belle cose, quindi vediamo come andrà a finire, ok? Comunque un grazie a tutti i presenti qui e a Tele Pordenone che ancora una volta si è fermato con noi. Grazie. Qui abbiamo trovato anche il papà di Davide Cimolai, il figlio che proverà a essere un po' protagonista qui su questa salita di casa. Ma speriamo, insomma, cercherà di fare meglio che può, è un passista veloce, sicuramente è uno scalatore, però sa che siamo qui e ce la metterà tutta come sempre. È una bella sensazione vedere il giro nel Piancavallo. Sì, mi ricordo, l'ho visto con Pantani, eccetera, eccetera. Sempre belle emozioni. Il Piancavallo sicuramente, sì, bellissime emozioni, sono un po' emozionato. Signora Rossana, mamma di Davide, vedere il figliolo qui sulla salita del Piancavallo com'è? Com'è? Vedo l'ora di vederlo, perché io è dall'inizio del giro che non lo vedo, quindi per me è solo un'occasione per vederlo, poi per tutto il resto è certo l'emozione. Com'è vedere un figlio solo dalla televisione per tanto tempo e poi magari riabbracciarlo a casa? Quando non lo vedi per molto è comunque sempre bello poi rivederlo in questo contesto, poi ancora di più perché insomma c'è anche orgoglio e tutto il resto. Anche in cima sul traguardo del Piancavallo abbiamo raccolto le impressioni della gente. Col DS Pellizzotti al Pianca vedremo i botti, è un cartello che è sotto qua a voi, ma voi siete più protagonisti. Ma diciamo che Franco è un nostro caro amico e speriamo che porti fortuna al Piancavallo, ai suoi corridori e poi insomma che vinca il migliore, dai, alla fine
Speriamo che sia una bella giornata e comunque bravi tutti. Pellizzotti, che da ciclista era un bravo scalatore, sicuramente avrà dei suggerimenti per i suoi ragazzi. Ma credo proprio di sì, lui è uno scalatore forte che è Bilbao e chissà se il Piancavallo gli porta fortuna e che arrivi qua in rosa, altrimenti gli italiani, speriamo bene anche per gli italiani, dai. Il Giro d'Italia è una passione anche quest'oggi qui in Piancavallo. Anche oggi, come tutti gli anni che arriva a Piancavallo, noi ci siamo. È bello seguire i ciclisti. Sì, è bello perché è uno sport che ancora si fa fatica e si vede che è molto importante avere una buona condizione fisica per poter fare bei risultati. Secondo voi chi vince? Non lo saprei. Sempre il migliore deve vincere. Signora, lei è tifosa dei Pantani. Tutti, non solo i Pantani, però siamo tifosi anche di Pantani, quelli che arrivano. Ha una foto bellissima, un bellissimo ricordo su suo alto. Sì, eravamo qui sotto quando ha vinto quel tempo là, in quell'anno lì. E quel ricordo, dico oggi, ricordano Pantani, portiamola la foto purtroppo che poi non c'è più. Chi si aspetta che vinca oggi? Ulissi! Ulissi, oppure Pozzovivo anche, dai, per mio nipote Ulissi. Piancavallo protagonista, come l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Ai nostri microfoni l'assessore al turismo Sergio Emidio Bini, il sindaco di Aviano Ilario De Marco Zompit e l'assessore Danilo Signore. Qui in Piancavallo, presenza fondamentale per la tappa del Giro d'Italia, un impegno della regione che non può mancare. Beh sì, la regione e Giro d'Italia è da anni che lavorano assieme, grazie anche al gran lavoro fatto dal patron Kainer. Abbiamo avuto la fortuna di avere una splendida giornata comunque di sole, un giro meraviglioso. Ho avuto modo di seguire un po' la tappa nel suo percorso in televisione. Devo dire che abbiamo avuto in questa occasione una grande possibilità di promuovere la nostra regione in ben 168 paesi diversi, quindi insomma viva il Giro d'Italia. La tappa è stata veramente ricca anche di sorprese, nel senso che poi rivoluzionerà sicuramente anche la classifica. Ma Piancavallo ha accolto questa tappa con grande, grande entusiasmo. Devo ringraziare il pubblico che si è dimostrato veramente, diciamo, in linea con l'indicazione che abbiamo dato. È stato un pubblico attento, bravo, non ha ostacolato gli atleti che sono saliti. È stata una tappa dura ma molto interessante. Numeroso pubblico presente sulle strade del Giro d'Italia, soprattutto nella salita finale. Bisogna ringraziare l'organizzazione, Enzo Cainaro, che ci ha portato il Giro d'Italia per l'ennesima volta qua ad Aviano Piancavallo. E sì, l'organizzazione è a fare veramente impeccabile. Questo non è merito ovviamente solo dell'amministrazione, ma di tutti quelli che hanno contribuito a questo evento. Quindi grazie a tutti e grazie soprattutto agli avianesi, al pubblico e agli spettatori. Presente tra il pubblico anche il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie. Sindaco, anche lei in Piancavallo a vedere il giro? Eh beh certo, io sono un appassionato di ciclismo, abbiamo avuto il giro a San Vito, sono venuto a vederlo qui. Devo precisare che ero anche alla partenza. È davvero molto bello, affascinante. E d'altra parte è giusto dire giro amore infinito 103. Lo rivedremo il giro a San Vito Tagliamento? È quello che noi ci auguriamo. Sono qui anche con l'assessore De Matteo, che ha seguito anche quando il giro era a San Vito, proprio perché ovviamente cerchiamo di capire se è possibile, perché noi davvero davvero vogliamo che possa ritornare a San Vito. Grande vittoria quindi per Tao Geoghegan Hart, prima vittoria per lui nelle competizioni più importanti, quelle del World Tour. Si difende bene Joao Almeida, che mantiene ancora la maglia rosa nonostante Wico Kelderman, arrivato secondo dietro il britannico, abbia cercato in tutti i modi di soffiarla al giovane portoghese. Ora sono distanziati di soli 13 secondi. Per la vittoria finale è tutto da scrivere.
Peccato per la classifica degli italiani, che purtroppo non sono riusciti a tenere il passo dei migliori. Un Giro d'Italia che possiamo ammirare nello spettacolo, anche perché è svolto nella massima sicurezza, non solo sanitaria, ma anche stradale, garantita soprattutto dalla polizia. Un compito non facile per la pattuglia motociclistica, che come degli angeli vigilano sull'intero percorso. Una squadra composta dagli agenti del compartimento della Lombardia, coordinata da una figura, il Jolly, che dispone le moto in base alle esigenze di corsa. Tra di loro anche due friulani che ormai da anni fanno parte del team. Dall'impegno quotidiano nelle strade all'impegno straordinario del giro, la polizia stradale è al servizio del cittadino per garantire la sicurezza di tutti e il rispetto del codice della strada. Per concludere, torniamo a Rivolto. Vi lasciamo in compagnia delle emozionanti evoluzioni delle nostre frecce tricolori. Indimenticabile voce del maestro Luciano Paolo.